Il pompiere della sera. Ehi, dice, la portinaia coi coglioni, dice, si sdoppia e ogni tanto viene qui, dice, a depositare i suoi deliri. In questa condominio ci sono le fantasma. Ehi, questo tipo di negra agli arianni della Lega piace. Li usano per ammazzare, depredare i Terun, l'Ader de Milan. Che bando. Ehi, dice, anche procuratori o simili, insomma, toccati, insomma, urlano alla mala giustizia, giudici vergogna, ma loro non lo sono giudici. A liberare l'Italia dalla marmaglia in toga ci devo pensare solo io. A colpo militare giudiziario concluso, dice il nobile Alberto presidente. Riccardo Guardeleone. Chi è costui? Dice Riccardo Guardileone. Chi è costui? E c'è di comprodo nobile Alberto. E dice, io pompiere Giuseppe Badolato, che è un avvocato pure questo, o un giudice, avvocato. Il pompiere Giuseppe Badolato, dice, ti lascia il numero di telefono, ti invita a chiamarlo, tu telefoni. Ma dice, racconta lo stesso pompiere, lui dice, fa parte della consulta. Il pompiere Giuseppe Badolato, tra le fiamme, dice, oh, alzo tiro, fuoco sulla consulta. Belli questi due versi qua. Dice, costo consulenza, dice, lasciamo perdere, dice, l'Italia è popolata di barboni, di miserabili, inabili, instabili, ma la squilibrata è l'infermiera, in coro, e beh, se lo dice l'equilibratissima Cecilia Vasseira, poi c'è un timbro dello specialista, arriva una certa Narcisa Zarasti, e la portinaia coi coglioni, ritrovato neonato, repito, l'infermiera, volevo far credere che fosse una testata. La testata gliela data, dicono si tratta la testata gliela di data, squilibrata, squilibrata. No, non dice, è opera di una squilibrata, è un colpo di vendicarium mafia e sette riunite, non andato a segno, e vinciamo noi in mondiale. Vediamo cosa dice il giornale. Adesso rivedete Luciana Rita Bono, perché siamo cuore. Sono una marita di infermiera di 42 anni che aveva rapito il bimbo noi via i campioni del mondo inferiore foto. Dice, l'incubo è finito, dice la redazione del giornale, l'incubo è finito, ma dicono così pure di tutti i giornali, dice, tutti. Vogliamo le Sicilie, alla piccola Luca Cioffi, pure le formiche, pure il Trento, sarà raccontata forse quando diventerà grande, il neonato rapito lunedì dopo poche ore che era nato è stato trovato e restituito ai suoi genitori, a portarlo via dall'ospedale un'infermiera di 42 anni, Anna Rita Buonocore. Non la Cecilia Vassena, no? Era la Cecilia Vassena travestita. La Rossana Filacchione, la Paola Selleri, la Maria Luisa D'Amino, Valerio, il Roberto Alfredo travestito, il Nobili Alberto, il Celestino Paladino, il Giorgio Marzocchi, l'Enrico Barilli, eccetera. A portarla via dall'ospedale un'infermiera di 42 anni, Anna Rita Buonocore, la Cecilia Vassena travestita, si era fatta consegnare il bambino con la scusa di una visita e una medicazione. E tutto io devo fare, lavora all'ospedale Carbonelle di Napoli. Incosso. Dice tutti i figli della signora Cassazione, quanto si apprende, soffre di disturbi, ma la squilibrata chi è? Ecco, l'infermiere, se lo dice Giuliano Duro, è stata rintracciata a Paolo Iero, fondamentale l'identità diffuso in serata che ne ha permesso il riconoscimento e l'arresto. Dice, però recapitare, è un movente, l'infermiera aveva organizzato tutto lucidamente, voleva dimostrare al suo e dice di aver avuto un bambino, ma va là, la donna infermiera al Cardarelli di Napoli, ma ieri in stato di arresto, è stata portata via stamattina dagli uomini della commissariato di
capizzino ce l'ha in signore che a bordo di un'auto risponda dell'accusa di sequestro di sighe elettriche. La Bonacore ha dunque simulato di aver partorito nei giorni scorsi, sostenendo con l'uomo di essere stato in ospedale appunto per il parto. A lui aveva chiesto proprio ieri una visita a casa, così in mattinata aveva rapito il piccolo Luca dalla stanza di sua madre poche ore dopo crescere e lo aveva portato a casa sua spacciandolo per il suo figlio. Che cazzo ne sei? Ma poi cosa se ne frega la di noi? La bugia, le dice, due figlie. Hanno pure figli. È scemo, no? La donna avrebbe anche detto alle sue figlie, una minorenne e una maggiorenne, addirittura. Mia, che sei scemo. Quindi doveva avermi neonato perché la madre non era stata bene. Un racconto al quale i suoi familiari avevano creduto. Sono usciti dal culo con un parto colato. La mamma, io del bambino, dice, perdono chi l'ha rapito. Cosa se ne frega, perché non che l'ha rapito Annalisa Fortunato, la mamma del piccolo Luca, perdona la rapitrice, perdono Ovario Mamafia e Sette Riunite. La Cecilia va se ne sorce, dice, spiccano mamma, mi dispiace molto per questa persona, perché molto probabilmente non sta bene, non la odio, dice, non provo niente, ancora sofferente dopo il quarto cesareo, la neomamma ha potuto anche lei, via Moncucco, dice, uccida Milano, parto cesare, delitto ancora sofferente dopo il parto cesario, la mia mamma ha potuto stanotte riabbracciare il suo bambino, è nato per la seconda volta, ha aggiunto la donna, parlando di nuovo della rapitrice, ha detto non era, dice, un'infermiera dolcissima, e chi lo dice? Sì, come la Cecilia Bassina, come il Paco di Milano, sì, e i giornalisti riportano quello che dicono, rivoglio normalità, le divise le tue di vorrei avere solo, dice, la mia normalità insieme a mia moglie e ai miei figli. Comunque, dice, queste sono cose, il maresciallo dell'esercito riunite. Ah, maresciallo. Che poi e mira la faglietta invece il commissario. E già ci sono tante marescialle. E quando le rubano direttamente i marescialli non si trova più niente. Che ieri ha subito il rapimento del figlio, dice, appena nato, chiede a tutti di rispettare la convalescenza della moglie. Certo. E sono cose da Valium Mafia e Sette Riunite. Ci avete dato una mano anche voi, come ha detto ai giornalisti. Ringrazio, dice, anche mia moglie, ringrazio a tutti. Ah, ma era colpa del maresciallo. Ma non è che in quel caso colpa da credere che sono in questo caso colpa da alcuni umani che fanno queste cose. Ma ha ringraziato tutto il mondo attraverso di me. Annalisa dice sta meglio, ma è ancora molto stressata e non ha voglia di vedere molta gente. La coppia attende che Luca sia portato in camera, non è ancora arrivato. Dice ogni giorno sequestrato e ovviamente questo non fa bene ai bambini. Dice sta bene, però mangia, dorme, fa tutto quello che devono fare i neonati. Alla luce della sacra invenzione papale del lui, vi ricordo che ha due generale e i trovatelli Minotauro d'Italia e il leghista che non raccoglieva firme, dice, per non il crocifisso disse rapiti, la farò vedere a Maroni, vediamo qualche commento, la farò vedere a Maroni, qualche commento, un certo Marone, 2008 lettore dice il tizio sembra troppo occupato a rastrellare denaro per fondare la Padania, dice. Scusate, ma sa che sono tutti furti. E come mai questa tizia prende 10 giorni di ferie in previsione del sequestro? E come mai dice alle due figlie che il bambino deve essere accudito alcuni giorni per malattia della madre e poi evidentemente restituito? Ma squilibrata comunque, dice l'infermiera del Pozzuolo. E non dice loro, dice, che il loro fratellino, se ha intenzione di tenerlo? E come mai, dice la madre di costei, si vive fino a mesi che la donna sia stata incinta e abbia partorito? Invece Arianna poi scemo, come non è l'amante, a me pare, dice, come che troppo presto non si vede di questo episodio, non come tentativo di una psicologia subito da perdonare, ad ogni modo dice, su un traffico, dice, di bambini, caro Robledo Alfredo, dice, ormai sono 6-7 anni che ex moglie, ex figli, ex amici, ex parenti e via di seguito ti hanno detto bye bye amigos, dice, una ragione
Ma che cazzo ce ne frega a noi di sto problema Alfredo, di sto cazzo di moglie, di sti cazzo di figli? Ma andassero a fanculo. Ecco, dice, buon compleanno a te, dice, grazie di fare informazioni, dice qualcun altro, vai. 40 gradi.